buonasera a tutti i telespettatori. Dedichiamo questo nuovo approfondimento alla sicurezza sui luoghi di lavoro, un tema che ha rilevanza sotto due profili, il primo ovviamente quello umano, secondariamente anche quello economico. Sono ancora tanti, sulla base dei dati diffusi, sono ancora tantissime le morti sul luogo di lavoro, gli infortuni anche minori, soprattutto concentrati in quelle aziende che non adottano neppure le benché minime misure volte a tutelare il principale diritto del lavoratore, che è quello della propria incolumità personale. Come detto, questo tema ha anche un risvolto economico per il sistema paese. Su questo aspetto torneremo prossimamente in una puntata dedicata. Questa sera vorrei, con gli ospiti che a breve vado a presentare, dare risposta ad alcune domande. In Italia si muore ancora o sono aumentate le condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro? Qual è la situazione in Emilia-Romagna e a Modena e nella nostra provincia? È stato fatto abbastanza o ci sono ancora margini di miglioramento? Presento subito gli ospiti, inizio dal responsabile salute e sicurezza della CGIL Emilio Veronesi. Buonasera, Buonasera. grazie di averci dato il nostro invito. Dottoressa Nerella Sala, medico competente. Intanto le chiedo subito, dottoressa, di spiegare cortesemente ai telespettatori che cos'è il medico competente, in poche Il parole. medico competente è un medico che interviene all'interno delle aziende, nei luoghi di lavoro. E che cosa fa? Collabora col datore di lavoro alla valutazione dei rischi. In generale si occupa di quelli che vengono chiamati rischi residui, cioè quei rischi che, nonostante l'organizzazione del lavoro e le modalità di lavoro, come dire, dovrebbero ridurli al minimo oppure azzerarli, in realtà rimangono. Allora il medico competente interviene nella, come dire, valutazione della condizione di salute in rapporto alle esposizioni professionali. Ecco, Veronese, inizio da lei, poi torno dalla Sì. dottoressa Sala. Allora, i dati, parlo a livello nazionale, diffusi, evidenziano ancora un numero molto alto di morti sul lavoro, di infortuni anche minori. Allora, le chiedo, le condizioni di sicurezza nei posti di lavoro sono aumentate, sono migliorate? Se sì, che cosa succede? Come mai questi dati ancora così importanti in negativo, che preoccupano particolarmente? Beh, il ragionamento è molto ampio. Se ne guardiamo nel lungo periodo, sicuramente i dati sulla sicurezza e sul lavoro sono sicuramente migliorati. Se però guardiamo nell'immediato, vediamo che c'è ulteriormente un aumento degli infortuni sui luoghi di lavoro. Abbiamo avuto negli ultimi anni una riduzione degli infortuni nei luoghi di lavoro e anche delle morti nei luoghi di lavoro legata soprattutto alla crisi. La crisi ha ridotto gli infortuni perché la base occupazionale si è ridotta fortemente in questi ultimi anni qua. Assistiamo però nel 2017 a un aumento degli infortuni nei luoghi di lavoro e gli ultimi open data dell'INAIL parlano di un dato molto molto preoccupante. Nel bimestre gennaio-febbraio rispetto al bimestre gennaio-febbraio del 2018 aumento del più 4,3% di infortuni nei luoghi di lavoro. Quindi noi riteniamo che questo sia un dato estremamente preoccupante perché c'è una ripresa anche molto minimale, molto parziale dell'occupazione che poi è tutta un'occupazione precaria e qua bisogna aprire E tutto un dopo ci tema arriviamo, sulla infatti, perché precarietà. Quindi incide anche la precarietà sulla sicurezza. incide parecchio la E dopo precarietà ci perché arriviamo. ovviamente non si fa un grande investimento Esatto. su questi lavoratori. L'ho interrotto. Dottoressa Sala, come spiega lei questo fenomeno? Cioè, migliorano le condizioni sui luoghi di lavoro? Gli imprenditori e le aziende sono tante che investono da questo punto di vista, però il dato è sempre in crescita. Che cosa succede? Dunque, l'argomento è abbastanza vasto. Comunque io comincerei parlando del decreto 81, perché, anzi, quello precedente che era la 626. Queste due leggi, che sono estremamente innovative per il nostro paese, hanno diciamo, stabilito che occorre che vengano fatte una serie, che vengano prese una serie di misure all'interno delle aziende affinché l'organizzazione del lavoro non produca né infortuni né malattie, o comunque che si riducano al minimo. Per
Per fare questo occorre che ci siano come dire, delle risorse economiche che nelle aziende, soprattutto le piccole e medie aziende, sto parlando per esempio del settore edilizio che è proprio a terra, tutte queste misure, come dire, si fa fatica a implementarle poiché non ci sono le risorse. E questo come dire, determina nelle aziende più piccole una serie di problematiche. Le aziende più grandi hanno la possibilità di organizzazione dell'attività di prevenzione e protezione più ampia, le aziende più piccoline, secondo me, necessita aiuto. Lì occorrerebbe che ci fosse un intervento, diciamo, pubblico nel dare una mano nell'aumentare le sicurezze. Veronesi, è sì. possibile migliorare oggi ancora le condizioni di lavoro o invece ormai il fenomeno è da considerarsi come endemico? Ma io penso assolutamente di no. L'Italia purtroppo presenta ancora dei dati rispetto al livello europeo, rispetto alle manifatture europee nostre concorrenti, sto pensando alla Germania, alla Francia o all'Inghilterra, in cui gli infortuni sul lavoro sono drasticamente più bassi rispetto ai nostri. Quindi io penso che ci sia possibilità di fare molto di più, non è soltanto una questione legislativa, è anche una questione di cultura della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro che attualmente ancora manca. Noi abbiamo purtroppo anche una struttura produttiva fatta per la stragrande maggioranza, più del 90%, di aziende al di sotto dei 15 dipendenti, quindi dove non c'è neanche presente l'RLS, che è il rappresentante dei lavoratori sulla sicurezza, quindi è un po' una giungla, ecco, il nostro mondo del lavoro. E quindi, essendo una giungla, a volte, spesso e volentieri, ci incontriamo, ci imbattiamo in grosse difficoltà anche proprio di cultura della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Al di là di una ottima legge, che è la legge 81, è una legge quadro che raccoglie la 626 e rende e fa sistema questa legge qua, abbiamo ancora tanta strada da fare, sia da un punto di vista economico, quindi degli investimenti da fare dentro i luoghi di lavoro, e anche soprattutto, io penso, culturale, sia nei datori di lavoro, ma anche da parte dei lavoratori. Secondo lei, dottoressa Sala? Ma io ho qualche perplessità in merito ai dati che provengono dagli altri paesi, perché noi immaginiamo sempre gli altri paesi come il luogo dove accadono tutte le cose migliori. In realtà io ho, per motivi di lavoro, avuto esperienze personali. La normativa negli altri paesi è abbastanza diversa dalla nostra. Noi abbiamo una normativa molto stringente sugli infortuni perché c'è l'avvio al pronto soccorso e poi all'INAIL che prende in carico la situazione. In altri paesi, per esempio, gli infortunati possono tornare a lavorare, tornano anche in condizioni, diciamo, di minore capacità lavorativa e vengono messi a lavorare facendo mansioni meno significative. Questo significa però che allora dopo i dati diventano completamente diversi. Quindi attenzione quando leggiamo i dati degli altri paesi. Io penso che il problema della sicurezza sia un problema un po' più generale, non soltanto che riguarda l'Italia in specifico. Veronesi, l'aveva già anticipato la dottoressa Sala, il fenomeno è più accentuato nelle microaziende, in quelle più grandi, o è assolutamente trasversale? Allora, il dato è sicuramente trasversale, dipende dall'attività che viene svolta, perché ci sono attività a grande impatto di rischio e altre attività sicuramente molto più basse. È chiaro che in un'azienda grande dove abbiamo l'RLS, i delegati sindacali, c'è anche una cultura della sicurezza, sicuramente in questi luoghi di lavoro si è costruito anche delle relazioni importanti. Nei luoghi di lavoro dove le aziende sono più piccole, dove non c'è l'RLS, abbiamo l'RLST che è rapposato. Vuole spiegare intanto ai telespettatori brevemente cos'è, sì. Perché altrimenti... L'RLST. Allora, l'RLS è il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che viene eletto dai lavoratori nei luoghi di lavoro. Ecco. Perfetto, vado pure avanti. L'RLST invece è rappresentante dei lavoratori sulla sicurezza territoriale esatto. Dove non c'è l'RLS, questo qua, diciamo, cura un po' la sicurezza. Il territorio, zona, nelle aziende più piccole, e nelle aziende più piccole sicuramente c'è un problema più ampio di cultura della prevenzione, al di là della legge, che è sicuramente una legge stringente, come la dottoressa diceva, rimane un problema però culturale della struttura industriale del nostro paese.
in un'azienda piccola si fanno meno investimenti, poi non sono tutte così, assolutamente non voglio generalizzare, ma sicuramente si fanno meno investimenti nelle aziende più piccole. Lo citava la dottoressa, c'è un problema anche di finanziamenti, sia da parte dell'aspetto pubblico ma anche dall'aspetto privato. Chiaro, se un'azienda è piccola ha meno risorse da investire. Questo è un problema enorme che si dovrebbe fare carico anche alla collettività di imprese, di una struttura industriale molto piccola, e sicuramente nelle industrie piccole il dato è più elevato rispetto in proporzione. È più preoccupante. E va seguito, secondo me, con maggiore attenzione. Che poi c'è anche un rischio delle denunce che a volte non vengono neanche fatte. E poi dopo questo è un tema che possiamo affrontare. Ma si concentra in alcune aree particolari del territorio o invece è a macchia di leopardo? Mentre abbiamo visto che magari le aziende piccole soffrono di più, questo è il settore, invece per quanto riguarda le aree? Allora, per quanto riguarda le aree, forse il rappresentante della CGIL più, diciamo, più preparato di me. Quello che posso dire è che ci sono alcune tipologie di aziende dove i rischi sono più elevati e dove gli infortuni sono più gravi, per esempio nell'edilizia, perché sono le cadute dall'alto e queste provocano diciamo degli infortuni molto gravi. Per esempio anche tutti quelli che lavorano all'interno di spazi confinati sono delle soprattutto situazioni... nell'edilizia, però scusi se la interrompo, si vede spessissimo nei cantieri anche della città, che cosa succede? Magari la legge c'è, la norma anche, il datore di lavoro impone l'utilizzo del caschetto, l'utilizzo e invece non viene poi fatto dal lavoratore, quindi questo forse è un qualcosa che poi incide anche sul dato. Sì, diciamo che no, ma infatti io da questo punto di vista penso che comunque gli infortuni e così come le malattie professionali siano come dire un obiettivo, la riduzione sia un obiettivo di tutte le figure che attengono all'ambiente di lavoro. Io penso sempre che il luogo di lavoro sia il luogo dove tutti hanno come dire hanno bisogno, devono contemporaneamente lavorare affinché si possano migliorare le condizioni, perché è vero anche che dalla parte dei lavoratori spesso per fretta, per stanchezza, per a volte anche non presa coscienza dei rischi, sottovalutazione si sa, esatto, rischi. E poi anche a volte proprio per conoscenza del luogo di lavoro, tanto io so come si fa, e lì arrivano gli infortuni. Quindi è un grande lavoro da fare. Io dopo, semmai brevemente, se lui poi vuole dare i dati, dopo brevemente provo a parlare di come dovrebbe essere l'organizzazione del lavoro. E dopo ci arriviamo. Veronesi, le aree, si concentra più in alcune aree rispetto ad altre territorialmente oppure è così un po'? A livello nazionale? Sì, a livello nazionale. Allora, a livello nazionale sicuramente l'area nord, centro-nord del paese è più soggetta agli infortuni nei luoghi di lavoro perché c'è una base manifatturiera molto più alta, si lavora di più, abbiamo più industrie, abbiamo più imprese e quindi c'è un dato molto più alto. Ma percentualmente ci sono molti infortuni anche al sud perché secondo me c'è un problema culturale molto più ampio nei confronti del sud del paese. Quindi però percentualmente sicuramente gli infortuni che ci sono nel nord-est, quindi la nostra zona, per capirci, sono importanti e sono sicuramente in crescita. Ecco, non so se vuole alcuni dati, per esempio abbiamo un'incidenza del nord-ovest a livello nazionale, sì. Nord-ovest, quindi sto pensando Lombardia, Piemonte, esatto. Liguria, più 4,9, nord-est, compresa quindi la nostra zona, l'Emilia Romagna, siamo a un dato del più 5,2%, il centro 4,6, il sud più 1%. Questi sono tutti dati presi dall'open data INAIL, quindi sono dati ufficiali e certificati, quindi questo è il dato oggi. Ecco, veniamo all'Emilia Romagna, a Modena. Vi farei vedere una scheda che evidenzia come la nostra regione da questo punto di vista non eccelle, diciamo è prima, è una delle regioni più importanti per il PIL nazionale, sul fronte sicurezza lascia un po' a desiderare. Vediamo insieme la scheda, poi la commentiamo.
Con 85.378 infortuni registrati in regione nel 2018, in aumento dell'1,4% rispetto all'anno precedente, la regione Emilia-Romagna si conferma anche per tasso di imprese attive tra le regioni d'Italia dove il problema degli infortuni è più allarmante. I casi gravissimi con esito mortale sono stati 124, pari al 10,9% dei decessi nazionali, dati forniti dall'ultimo rapporto nazionale INAIL, che vanno di pari passo con l'aumento delle irregolarità in diversi casi di veri e propri casi di sfruttamento del lavoro. Più del 60% degli 85.000 infortuni riguarda lavoratori stranieri e donne. Nella sola Emilia-Romagna gli infortuni sul lavoro hanno causato 1.471.115 giornate di inabilità per le vittime, pari al 12,13% del dato nazionale. Le ispezioni INAIL all'interno delle aziende hanno registrato l'incredibile tasso dell'86,4% di irregolarità, con circa 12 milioni di contributi evasi. È un aumento del 29,3% sull'anno precedente, dove però sono state contate 2.898 ditte virtuose, ovvero che hanno beneficiato di sconti su contributi da versare grazie a riconosciuti meriti di prevenzione contro gli infortuni. Siamo una regione dove il 45,2% degli infortuni colpisce lavoratori con età inferiore ai 40 anni. Il podio delle province con più denunce di infortuni vede Bologna al primo posto con 18.590, Modena con 15.685 e Reggio Emilia con 11.065. I settori produttivi maggiormente colpiti che portano maggiori infortuni sono nell'ordine i trasporti, le costruzioni, le riparazioni meccaniche e l'alimentare. Veronese, inizio da lei. Come spiega questi dati in una regione come la nostra, socialmente molto avanzata, con una forte presenza sindacale e anche istituti INPS e INAIL sostanzialmente funzionanti? Come mai? Beh, purtroppo noi, come dicevo prima, siamo una zona, una regione fortemente impregnata di industria e di manifattura, e quindi sicuramente c'è un dato preoccupante anche di un aumento degli infortuni sui luoghi di lavoro. Non si fa abbastanza, si deve fare sicuramente di più, ma il dato preoccupante è legato anche, purtroppo, che abbiamo gli enti di vigilanza che sono sottodimensionati, vengono tagliate le risorse. Da ultimo la legge di bilancio ha tagliato 1,5 miliardi e mezzo nel triennio, e quindi saranno meno risorse che andranno alla prevenzione nei luoghi di lavoro. Quindi l'ASL ha meno personale da poter mandare in giro nei luoghi di lavoro, e quindi si fa meno prevenzione nei luoghi di lavoro. Gli ispettori del lavoro sono meno rispetto a prima, e quindi si fanno sicuramente meno controlli di prima. Io penso che questa sia la responsabilità principale. Cioè, il fatto che io ti tagli 1,5 miliardi di premio INAIL da parte delle imprese, questo comporterà meno formazione nei luoghi di lavoro, e meno formazione in luoghi di lavoro si tramuterà purtroppo con un aumento degli infortuni nei luoghi di lavoro. Questo non soltanto per l'Emilia Romagna. E il dottoressa Sala come lo spiega invece questo dato? Ma io diciamo che ci sono veramente diversi aspetti che dovrebbero essere presi in considerazione. Partiamo allora, intanto dalla tipologia delle aziende che ci sono nel nostro territorio, che anche se sono in una regione abbastanza sviluppata, sono sempre delle aziende di piccole dimensioni, e questo produce una riduzione grave da parte diciamo delle capacità di prevenzione, perché all'interno di un'azienda le figure che dovrebbero collaborare affinché ci sia sicurezza sono diverse, e sono il datore di lavoro e il responsabile del servizio prevenzione e protezione, che nelle aziende piccole può essere il datore di lavoro che fa un po' di formazione, ma non è sufficiente come dire, avere in mano la situazione bene così come dovrebbe essere. Poi interviene l'RLS, che è il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, e poi il medico competente che come dire, si occupa delle, diciamo, delle patologie professionali. Ovviamente queste sono figure che tra l'altro hanno anche bisogno di altre tecnicalità, per esempio le valutazioni dei rischi che devono essere fatte, cioè un'azienda deve essere valutata da tutti i punti di vista, dalla struttura fino ad arrivare alle modalità di lavoro, fino ad arrivare alle sostanze che utilizza, gli orari di lavoro, è tutto normato.
ma per fare questo occorrono diciamo delle capacità di conoscenza che i datori di lavoro piccoli non hanno, e i costi sono davvero molto alti, perché nel decreto 81 non c'è una separazione fra ciò che devono fare le aziende più grandi e quelle più piccole. È per tutti uguale? È sostanzialmente tutto uguale, e questo rende molto difficoltosa la... Io davvero lo penso perché io quando sono all'interno di un'azienda non penso di essere così a tutelare il lavoratore, il datore di lavoro, tutelo l'azienda nel suo insieme, perché infortunio sul lavoro per un datore di lavoro sai cosa significa? Tantissimi soldi, perché l'INAIL poi si rifà sul datore di lavoro. Semmai un lavoratore che perde la sua capacità lavorativa, e qui dovremmo aprire un grandissimo capitolo sull'invecchiamento della popolazione e l'inidoneità al lavoro. Fortunatamente ho visto che già comincia qualcuno ad occuparsene di questa. Mirandola, ci sarà un incontro delle associazioni industriali sull'idoneità limitate, perché quando si cominciano a limitare i lavoratori comincia a essere difficile poi sistemarli al lavoro. Veronesi, questo dato può essere correlato anche in qualche misura all'aumento di lavoro irregolare? Beh, assolutamente sì. Noi purtroppo abbiamo una serie di lavoratori non regolari o lavoratori in nero presenti nel nostro territorio. Abbiamo una serie di cooperative cosiddette spurie in cui il diritto del lavoro non esiste, e non esiste sicuramente la sicurezza nei luoghi di lavoro. Anche le imprese riconosciute a livello territoriale vengono utilizzati una serie di appalti e subappalti di aziende molto riconosciute che fanno fiore all'occhiello del nostro territorio, che utilizzano a man bassa appalti e subappalti, sto pensando al comparto carni, zona Vignola, Castelnuovo, eccetera, in cui l'appalto ormai è diventata la norma, e nell'appalto ovviamente l'impresa appaltatrice si sgrava di tutte le responsabilità, e questo sicuramente fa aumentare... E mi viene da dire, incide anche la cancellazione del reato di intermediazione di manodopera, certo, che quindi porta, certo, diciamo, a uno sfruttamento del lavoratore, certo, senza assolutamente poi, però volevo riprendere quello che diceva la dottoressa, che mi ha così un po' sollecitato. Io penso, così discutiamo anche io e lei, che dobbiamo, però anche noi che lavoriamo in questo settore qua, dire che la sicurezza nei luoghi di lavoro non è assolutamente un costo, è un investimento. Perché se noi ragioniamo che la sicurezza nei luoghi di lavoro è un costo, e come tutti i costi culturalmente devono essere tagliati il costo, perché è una cosa che non genera Infatti, profitto. Io l'ho detto in premessa, rilevanza va proprio anche culturalmente, dobbiamo dire che la sicurezza nei luoghi di lavoro è un investimento per il futuro, non solo per il lavoratore ma anche per la stessa impresa. Se noi usciamo da questo veramente trappola mentale che è pensiamo alla sicurezza nei luoghi di lavoro un costo, facciamo fatica noi ad uscire da questi numeri qua. Le chiedo a tutti e due, inizio da lei dottoressa, che cosa si può fare concretamente a Modena per arginare il fenomeno? Ma io si potrebbe facilmente dire aumentare i controlli, no? Certamente aumentare i controlli probabilmente aiuta a, come dire, a trovare, a scovare situazioni, però io penso che diciamo un sistema essenzialmente soltanto punitivo penso che funzioni poco. Penso che invece si potrebbero attivare delle politiche, io parlo proprio di politiche di aiuto, sia dal punto di vista della conoscenza alle aziende piccole, per consentire di come dire, poter approcciarsi a tutto ciò che è il sistema sicurezza all'interno dell'azienda con qualche conoscenza in più e con qualche mezzo a disposizione. Io lo dico io, sono 35-36 anni che faccio il medico competente, e se fino al 2008 io ho visto le aziende, anche le più piccole, che si sono tutte, come dire, incanalate verso un sistema di prevenzione, di sicurezza, e come dire, perché la funzione anche del medico competente è quella di stimolarle affinché attivino dei processi di miglioramento all'interno delle aziende.
la crisi del 2008 veramente ha falciato. Questo lo dobbiamo riconoscere, perché se non riconosciamo il fatto che c'è stata questa crisi economica che anche in Emilia-Romagna ha falciato le aziende, soprattutto le più piccole, perché i margini sono diventati talmente esigui da non consentire più quella possibilità che c'era precedentemente di poter in qualche modo investire anche sulla sicurezza, tenendo conto che in realtà la sicurezza è un grande vantaggio per l'azienda stessa. Andiamo in pubblicità, poi do la parola a Veronesi. A tra poco. Ecco Veronesi, che cosa si può fare concretamente a Modena per arginare il fenomeno? Beh, si può intanto sicuramente investire, come dicevo prima, che le imprese intanto investono di più nei luoghi di lavoro. Ribadisco quello che ho detto in precedenza. C'è però un aspetto che è emerso non secondario, la difficoltà di molte aziende, molte imprese, forse quelle più piccole, ad investire nelle... Allora, io penso che questo sia un alibi. Allora, noi abbiamo la grande crisi che ha attraversato il nostro paese, è vero, per molte imprese... Per molti è stata la chiusura, quindi con la perdita di tanti posti di lavoro, ma è altrettanto vero che se noi guardiamo il bilancio finale, molte imprese hanno accresciuto, diciamo così, i loro bilanci, i loro attivi, no? il loro valore. Ma questo loro valore non si è sicuramente trasformato in un investimento ulteriore, cioè la ricchezza del paese complessivamente in questo paese, nonostante la crisi, la ricchezza di questo paese in parte è aumentata, ma diciamo che è rimasta concentrata in poche mani, ok? Il famoso 10% che detiene l'80% della ricchezza. Beh sì, questo non è uno slogan, è un dato di fatto, però sono allora, dati però, della Banca d'Italia. Esatto, allora segue il ragionamento della dottoressa Sala, cioè la ricchezza concentrata in poche mani, quindi le grandi imprese non hanno difficoltà ad investire per la tutela dei propri lavoratori, quelle più piccole ovviamente soffrono di più. Non è che nelle grandi imprese non abbiamo gli infortuni, nei luoghi di lavoro non abbiamo le morti, Abbiamo gli stessi infortuni percentualmente che abbiamo nelle piccole imprese, quindi c'è un problema strutturale complessivo del nostro sistema industriale. Poi è chiaro ed è vero che sicuramente nelle aziende più piccole qualche difficoltà in più ce l'abbiamo, ma ritorno a quello che dicevo in premessa, se la salute e la sicurezza è solo un costo, i costi si tagliano perché sono improduttivi, mentre la salute e sicurezza deve diventare culturalmente un valore aggiunto per l'impresa, perché se io ho un lavoratore capace in impresa che mi si fa male, è chiaro che io impoverisco anche l'impresa, quindi certamente su questo va investito. Certamente. Quindi quando abbiamo degli utili, e gli utili ci sono per le imprese, vanno fatti questi investimenti qua, cosa che non si fa. Cioè il problema... Lei dice anche le imprese che possono non lo fanno. Lo fanno marginalmente, perché abbiamo dei numeri che... aumentano negli infortuni, nei fatti, cioè non è che parlo io, parlano i dati dell'INAI, aumentano gli infortuni, all'aumentare anche dei bilanci delle imprese, quindi da qualche parte cioè, c'è qualcosa che non funziona. Io penso, questa è la mia analisi, che le imprese non investono a sufficienza nei luoghi di lavoro e non si investe a sufficienza nella formazione, ma tra l'altro non ci crede neanche questo governo, adesso non è che voglio entrare in polemica politica, ma però se io ti taglio 1,5 miliardi del premio INAIL che andava a finanziare la formazione nei luoghi di lavoro, poi vabbè dicono, ma così abbiamo abbassato il costo del lavoro, sì, hai abbassato, ecco anche qua. Ritorniamo al discorso che facevo prima, la salute e sicurezza non è più un investimento strategico ma diventa un costo. Sentiamo se la dottoressa Sala concorda in quello che lei ha detto, a parte l'aspetto politico che lo tralasciamo, sì, diciamo, siamo anche in par condicio. Quindi non voglio fare polemica politica, però è un dato importante questo qua. Importante. Se io ti taglio degli finanziamenti... Però non possiamo andare su questo tema. Allora, io vorrei riprendere esattamente questo argomento, perché è interessante. Per esempio, esiste una modalità che è l'INAIL di finanziare, riducendo il premio INAIL, alle aziende virtuose, no? Quelle che attuano una serie di dispositivi di sicurezza, di prevenzione, di protezione, di formazione ai lavoratori. Qual è il punto? Che le aziende più grandi, che sono già certificate, hanno questo sgravio di default.
cioè gli viene dato in automatico. Alle aziende più piccoline, quelle che avrebbero bisogno di questi sgravi per poterli eventualmente investire, ecco lì rientra la difficoltà nell'accedere a questi finanziamenti. Quindi le aziende molto piccole, pur pagando il premio INAIL come tutti gli altri, poi di fatto accedono molto raramente a queste possibilità, a questi sgravi, perché non ci sono le conoscenze sufficienti per poter fare diciamo, questo tipo di attività. Ecco, qui bisognerebbe che l'INAIL, per esempio, oppure non so, gli enti pubblici, parlo anche dell'INAIL, sì, arrivasse più vicino. Per esempio c'è questo Click Day che fa l'INAIL, dove in pratica se ci sono una serie di come dire, fondi, si fa un, chi arriva per primo a cliccare avrà il finanziamento. Ecco, io lo discuto questo, se mi permette, penso che non sia sufficiente e qui non c'entra. Certamente le aziende hanno tutte le loro responsabilità, però anche diciamo il sistema pubblico di protezione, di aiuto. Di quelle grandi e vengono sempre penalizzate le piccole. Certamente, è così. Che sono quelle più in difficoltà. E negli infortuni, mi scusi, negli infortuni percentualmente un infortunio costa molto di più a un'azienda piccola che grande, anche questo. Quindi... Veronesi, quali sono le proposte concrete del sindacato su questo punto? Beh, intanto le proposte concrete sono molto semplici. Intanto potenziare tutti quegli organi ispettivi che vanno a controllare nei luoghi di lavoro, quindi i medici del lavoro, lo PSAL, gli ispettori del lavoro, che a oggi sono stati tagliati drasticamente, perché è vero quello che dice la dottoressa, che noi non possiamo basarci soltanto su uno stato di polizia, ci mancherebbe altro. Però questo è un aspetto importantissimo, perché io ho bisogno che qualcuno venga a controllare se tu effettivamente applichi il decreto 81, che spesso e volentieri non è applicato. Poi se vogliamo entrare nei numeri precisi dello PSA che ci ha fornito, insomma è un dato importante che non vengono rispettate le regole e hanno scovato, diciamo così, lo PSA attraverso i loro interventi, pur avendo ridotto gli organici. Anche il numero degli ispettori che non intervengono, questa è una prima proposta, quindi potenziare sicuramente il numero degli ispettori. Soprattutto l'attività svolta nei luoghi di lavoro, questo è un primo aspetto, ma non è l'unico. Il secondo aspetto è quello che secondo me va fatto in maggiori investimenti, non vanno tagliati i premi INAIL, vanno lasciati tali e quali, e poi se c'è un problema, come giustamente ha detto lei, in cui ci sono le imprese grandi che sono strutturate, che hanno una struttura alle spalle di un certo tipo, vanno privilegiati a volte anche le imprese più piccole a fare questo sforzo ulteriore in cui maturino quella sensibilità della salute e sicurezza che oggi sicuramente non è che non hanno, hanno in misura minore. Per quanto riguarda invece la mia organizzazione sindacale, quindi la CGIL, noi stiamo già lavorando quotidianamente nei luoghi di lavoro con i nostri RLS, facendo una formazione continua sul DVR, che è il documento di valutazione rischi, spiegando ai lavoratori come si deve intervenire nei luoghi di lavoro e per scovare anche tutte quelle malattie subdole, tipo lo stress lavoro correlato, che oggi non sono malattie tabellate, cioè riconosciute come infortuni, ma che erano grossi problemi ai lavoratori e lavoratrici. Abbiamo un sacco di dimissioni oggi legate allo stress da lavoro correlato, che purtroppo oggi non sono riconosciute. Oppure patologie tumorali. Ne abbiamo pochissime in provincia di Modena, 9 patologie tumorali legate al lavoro. Io penso che siano veramente poche. Dottoressa Sala, si sente di suggerire qualcosa come proposta concreta sempre per arginare questo fenomeno? Ma la proposta è esattamente quella che ho fatto prima, cioè oltre ai controlli, che sì, sicuramente è importante che avvengano, ci sia diciamo un'equiparazione di privilegi. Sì, ci sia un affiancamento alle aziende più piccole affinché possano intraprendere, perché io francamente davvero non credo, e per esperienza personale non credo che alle aziende piaccia lavorare non in sicurezza, anche perché spesso nelle aziende piccole sono i datori di lavoro che poi si infortunano, che li vedi che stanno sul carrello, che corrono. Cioè io ecco, ho l'occasione di passarci le giornate, tutte le mie giornate all'interno delle aziende, e vedo le differenze. Quindi io per me per esempio un'azienda piccola il datore di lavoro è un lavoratore equiparato agli altri, anzi dirò di più, quando io faccio le visite per esempio dei lavoratori che sono stati datori di lavoro di aziende piccole o degli artigiani, loro sono i più rotti di tutti, perché non si sono mai preoccupati di nulla. Quindi l'essere titolare di azienda non è l'essere diciamo la famiglia Agnelli,
ma spesso è essere... L'amministratore delegato di una grande azienda, ecco, vuol dire. Cioè, spesso essere un artigiano che si ritrova a dover fare un pezzo metallico con diciamo, un margine di guadagno talmente basso perché dalla Cina o dalla Turchia lo fanno, perché questo è il punto serio, perché le aziende stanno cambiando la loro modalità di lavorare. E quando cambiano la loro modalità di lavorare acquistano dei macchinari che sostituiscono l'uomo. Però l'uomo, almeno per la mia esperienza, quello che rimane a lavorare, continua a lavorare come prima, non è cambiato niente. Quindi non è la tecnologia che aiuta l'uomo a lavorare meglio, ma lo toglie dal lavoro. Veronesi, sì. Lei vedo che non concordava no, dei gesti. Sulle nuove tecnologie... Cioè, vuol dire, è un dato di fatto, la tecnologia avanza, non possiamo che essere noi... Sì, ma non andiamo sulle nuove. No, esatto, quindi non voglio, no, è da questo il punto che non concordo, nel senso che noi dovremmo, come posso dire, accompagnare nuove tecnologie attraverso una formazione dei lavoratori e delle lavoratrici. Ecco, le imprese ultimamente, magari quelle di medie e grandi dimensioni, hanno investito molto per la sicurezza sui luoghi di lavoro, sono comunque migliorate, sì. E tante hanno investito. Da questo punto di vista, lo chiedo a tutti e due, gli imprenditori li trovate sensibili su questo tema oppure c'è una certa ritrosia invece? A chi la fa la domanda? A tutti e due, inizio da lei, poi la chiedo anche alla dottoressa Sala. È in chiusura, è una domanda okay. E poi salutiamo. Anche qua dipende, ai lavoratori, ai imprenditori che effettivamente, secondo me, avveduti e che ragionano con un pensiero, insomma, di un lungo pensiero, sicuramente vedono la sicurezza e la salute dei lavoratori strategica, un investimento. Certo. Altre imprese che oggettivamente facciamo fatica, cioè la vedono come un costo, la vedono come un costo e questo è un grosso problema, quindi... Come... Quindi anche lei qua. Dice il punto è sempre quello, c'è chi è culturalmente sì, magari è più avanzato sì, e sì. Vede ma che è un investimento ed altri invece perché, che pensano sia un perché costo, abbiamo una struttura basta. Industriale fatta di stragrande maniera di piccole imprese in cui la cultura della salute e sicurezza è purtroppo messa da parte. Abbiamo imprese molto più grandi, che non è che non ci sono gli infortuni lì, ci sono anche lì, ma in cui sei costretto a competere a livello internazionale con delle certificazioni di un certo tipo che ti portano anche a trasformare il tuo pensiero, vedere un pensiero un pochino più lungo, ecco, a competere a livello internazionale ti pone, come posso dire, degli obiettivi più alti piuttosto che competere col mercato interno, quindi insomma è tutto un ragionamento un pochino più complicato. Dottoressa Sala. Non ricordo più la domanda. Se gli imprenditori sono diciamo sensibili su questo tema allora, oppure... Sicuramente le imprese più grandi che sono strutturate sono sensibili per forza, proprio perché tutte le certificazioni che consentono alle aziende di operare sul mercato internazionale li portano ad organizzare il lavoro in un certo modo. Non è mica vero che non ci siano buchi anche lì, per esempio... Potrei per esempio parlare della formazione ai lavoratori e questa andrebbe ripensata tutta, perché ci sono lavoratori che non fanno formazione ma altri che la fanno e questa formazione dovrebbe essere una formazione più specifica sul campo che abbia proprio a che fare con il lavoro delle persone, perché altrimenti si tra virgolette perde un sacco di tempo e poi lascia pochissimo ai lavoratori. Ecco, quindi c'è davvero tanto lavoro da fare in merito a questo, sia dal punto di vista delle risorse, dal punto di vista dei controlli e dal punto di vista di ripensarla. Quindi lei ripenserebbe tutta la normativa, la disciplina? Sì, sì non la normativa, il decreto 81, ma la modalità no, con cui la si modalità. Attua. Sì. E diciamo a che cosa darebbe priorità? A un intervento più io mirato. Direi, guardi, la priorità io la darei al sostegno alle piccole e micro aziende affinché possano implementare le attività di prevenzione e protezione. Io lavorerei qui. Lei, Veronesi, in chiusura, lavorerebbe su questo punto? Anche su questo punto, non solo su questo punto, perché ribadisco che lavorerei moltissimo, e lo diceva la dottoressa, sulla formazione nei luoghi di lavoro per i datori di lavoro. Capiscono che l'investimento sulla salute e sicurezza è un investimento per lungo periodo e lavorerei molto di più sulla formazione dei lavoratori sia per la prevenzione delle malattie professionali, non solo delle malattie professionali, e degli infortuni sui luoghi di lavoro. Quindi la formazione è strategica.
però fatta bene. Ecco, qui concordate tutti e due sulla formazione. Bene, io ringrazio il dottor Veronesi, ringrazio la dottoressa Sala, ringrazio tutti i telespettatori e auguro un buon proseguimento con i programmi di TV qui. Grazie e buona serata. Arrivederci. Okay.